Palermo, maxi truffa alla Regione, sequestrati alla banca Nomura oltre 100 milioni di euro. Gibellina, due persone arrestate nei giorni scorsi dai carabinieri della locale stazione. Trapani, sindacati industriali a braccetto per lo sviluppo del territorio. Campobello, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Castiglione rompe gli indugi e si candida a sindaco. Mazzara, la corale della parrocchia Santa Rosalia vince il festival del canto vocazionale. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una mega truffa ai danni della Regione Sicilia, i particolari nel servizio. È una presunta truffa milionaria ai danni della Regione Siciliana, quella che la Guardia di Finanza di Palermo avrebbe scoperto e che ha portato questa mattina a un sequestro preventivo di oltre 100 milioni di euro nei confronti della Nomura, nota banca d'affari internazionale con sede principale in Giappone. Un'indagine complessa e molto articolata, nell'ambito della quale risultano indagati 4 manager della stessa banca, nonché 3 professionisti palermitani. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP di Palermo Pier Giorgio Morosini su richiesta della locale procura. Durante le indagini, si legge in un comunicato delle Fiamme Gialle, sarebbe stata accertata la responsabilità amministrativa della Nomura, una presunta truffa che avrebbe causato a Palazzo d'Orlea un danno stimato in 175 milioni di euro, frutto di artifici e raggiri posti in essere attraverso un'operazione di cartolarizzazione dei crediti sanitari e di 3 complesse operazioni di finanza derivata. L'inchiesta trae origine dall'operazione di cessione alla banca d'affari giapponese dei crediti sanitari per circa 630 milioni di euro vantati dalle strutture sanitarie siciliane nei confronti della regione. Un'operazione che gli inquirenti definiscono antieconomica e che avrebbe comportato un grave danno patrimoniale per la regione stimato in circa 115 milioni di euro. Gli altri 60 milioni di euro di danni invece sarebbero stati causati da 3 contratti di finanza derivata stipulati dalla regione e dalla stessa Nomura per la ristrutturazione del debito regionale. Nell'indagine sono coinvolti 2 professionisti palermitani che avrebbero percepito indebitamente circa 20 milioni di euro nei confronti dei quali è scattata la denuncia per concorso in truffa e per evasione fiscale internazionale, mentre gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali responsabilità dal punto di vista politico. Ancora un incidente stradale mortale in provincia di Trapani. Ieri un 27enne di Valderice è morto a causa di un sinistro autonomo con la moto di grossa cilindrata a bordo della quale viaggiava. Il tragico incidente è avvenuto a Cornino, località balneare di Cussonaci. Per cause ancora in corso d'accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo. Nella caduta il 27enne avrebbe sbattuto la testa sul marciapiede. Impatto fatale nonostante il Centauro indossasse a quanto pare il casco. Sull'incidente indagano i carabinieri. 2 persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano il servizio. Sono 2 le persone arrestate nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano nel corso di alcuni controlli eseguiti sul territorio di competenza. Nello specifico sono stati i militari dell'arma della stazione di Gibellina a trarre in arresto 2 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di carcerazione. In carcere sono finite il 49enne Giovanni Maltese e il 46enne Tommaso Petrigno. Maltese, che si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato poiché si sarebbe reso protagonista di svariate violazioni della misura, motivo per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di carcerazione. L'uomo è stato arrestato dunque lunedì scorso. Petrigno invece è finito in carcere in quanto deve scontare una pena residua di 5 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio. In questo caso l'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Palermo, mentre l'uomo è stato arrestato venerdì scorso. Infine, i carabinieri della stazione di Partanna hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Sciacca un anziano partannese che sabato mattina avrebbe rubato alcuni attrezzi agricoli. Il materiale del valore complessivo di circa 500 euro è stato interamente recuperato dai militari dell'arma e restituito al legittimo proprietario.
Conferenza stampa domani dell'INPS Sicilia, il presidente del comitato regionale Franco Gioia nella sede palermitana dell'istituto alle 10.30 illustrerà alla stampa i dati regionali sulla cassa integrazione guadagni relativi al primo semestre 2014. Nel corso dell'incontro il direttore regionale Maria Sandra Petrotta comunicherà i dati relativi alla sperimentazione avviata nella provincia di Trapani con l'affidamento in via esclusiva all'INPS delle funzioni di accertamento dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, illustrerà il progetto di revisione del decentramento territoriale oltre ai risultati dell'integrazione con gli enti soppressi. E parliamo adesso di politica. A Campobello di Mazara c'è un altro candidato a sindaco, il servizio. C'è il secondo candidato a sindaco ufficiale in vista delle elezioni amministrative che si terranno tra qualche mese a Campobello di Mazara. Dopo Gianvito Greco, che da qualche mese ha già annunciato la propria candidatura a primo cittadino della partita elettorale, sarà anche l'ex presidente del Consiglio Comunale Campobellese Giuseppe Castiglione. Il nome di Castiglione è stato ufficializzato sabato scorso dal Movimento Democrazia e Libertà dopo una serie di incontri e riflessioni sul futuro del comune campobellese e sul rilancio di una nuova azione amministrativa. Dunque l'ex presidente del Consiglio Comunale si propone per guidare l'ente locale. Un candidato, si legge nella nota diffusa da Democrazia e Libertà, che ha rappresentato e rappresenta una figura da sempre stimata e ben voluta dai campobellesi per ciò che ha saputo fino ad oggi conseguire nelle sue attività professionali e politiche, ma anche per le sue doti di mediazione e di pacatezza. Per quanto riguarda il rapporto con le altre forze politiche che a Campobello stanno lavorando in vista delle elezioni, Democrazia e Libertà si dice aperta al dialogo e al confronto. Sale così a 2 il numero degli aspiranti alla poltrona di sindaco, un numero destinato con molta probabilità ad aumentare. Intanto, sullo sfondo resta l'incertezza attorno alla data in cui i cittadini campobellesi torneranno alle urne dopo il terremoto politico-amministrativo del 2011. Due le ipotesi, la prima più ravvicinata è quella che fisserebbe il voto a fine novembre, la seconda invece è quella secondo la quale le elezioni si terranno non prima della prossima primavera. In ogni caso la lunga campagna elettorale campobellese è già iniziata in modo da non farsi trovare impreparati nel caso in cui si dovesse andare al voto prima della fine del 2014. È stata demolita questa mattina a casa La Francesca sulla spiaggia di Torrazza a Petrosino. Venerdì scorso la seconda sezione del TAR di Palermo ha respinto il ricorso dei proprietari dell'edificio, dando ragione all'ordinanza di demolizione del sindaco Gaspare Giacalone. I lavori di demolizione sono stati eseguiti subito per garantire la sicurezza dell'intera area e scongiurare il pericolo di crollo e conseguentemente il rischio per l'incolumità pubblica. Un distretto tematico che si propone di rappresentare e valorizzare la Sicilia intera, che intende mettere in rete tutti i centri che ne fanno parte per valorizzare il territorio isolano. È il distretto turistico Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane, finanziato dall'assessorato regionale per il turismo per un importo di 1.530.000 euro, la cui sede distaccata di Favignana è stata inaugurata sabato mattina a Palazzo Florio. L'isola di Favignana Lega diventano così sede distaccata del distretto oltre alla città di Taormina. Il territorio di riferimento del distretto comprende ad oggi 23 comuni, tra i quali Favignana e Valderice. Un nuovo punto di informazione turistica temporaneo è stato aperto in via Porta Palermo all'interno del cortile Pozzo Regina a Mazara del Vallo. Il punto di informazione ed accoglienza turistica sarà gestito dall'Associazione Turistica Proloco in collaborazione con il Comune e l'Associazione Vigili del Fuoco in congedo. L'ufficio sarà attivo fino al 31 agosto. Allora ci fermiamo, promemoria pubblicitaria. Due passerelle per i diversamente abili sono state installate ad Alcamo Marina presso la zona Battigia e zona Canalotto, lo rende noto il comune alcamese. Nella zona Canalotto inoltre è previsto un servizio di accompagnamento in spiaggia dei diversamente abili curato dalla sezione di Alcamo Castellammare dell'Associazione Società Nazionale di Salvamento, che attualmente
cura il servizio di vigilanza e salvataggio ad Alcamo Marina. Restiamo ad Alcamo, l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese. L'intervento trova copertura economica per un importo di 190.000 euro circa nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2007-2013. L'opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015. I lavori riguarderanno l'area circostante, la cuba delle rose, dell'antica fontana araba di Alcamo e le edicole votive del territorio alcamese, ovvero Madonna del Fiume, San Francesco di Paola e Maria Santissima dei Miracoli. Un'iniziativa a favore del centro di aiuto alla vita di Mazara del Vallo si terrà domenica prossima presso il Lido La Playa. Dopo il successo dell'anno scorso verrà riproposto infatti l'evento benefico Mettiamo la testa a posto, con la presenza di parrucchieri che hanno aderito all'iniziativa. L'evento si terrà dalle 16 alle 20. Si tratta di un'occasione per dare un sostegno alle mamme in difficoltà e ai loro bambini. La Corale di Santa Rosalia ha vinto il primo festival vocazionale organizzato dal Seminario Vescovile di Mazara, che si è svolto nelle giornate di venerdì e sabato scorsi. Seguiamo assieme il servizio e vi ricordo che le due serate saranno trasmesse alla nostra emittente domani e mercoledì sera a partire dalle 21.30. Si è chiuso sabato sera nel chiostro del seminario vescovile di Mazara del Vallo il primo festival del canto vocazionale Eccomi con gioia, organizzato dal rettore del seminario e direttore dell'ufficio di comunicazioni sociali della diocesi mazzarese Don Francesco Fiorino. Un doppio appuntamento venerdì sera con la serata inaugurale e sabato sera il concorso vero e proprio con la partecipazione di corali e solisti provenienti dalla Sicilia. Ed in gara c'erano la Corale Armonia Cristiana di Palermo, il coro Mater Misericordie di Carini, la Corale A Modo Nostro Gospel di Bedizzole in provincia di Brescia e, per quanto riguarda Mazara del Vallo, il coro diocesano e le corali di Santa Rosalia e Santa Maria di Gesù. Sul palchetto del concorso anche i solisti Anselmo Marasce di Mazara del Vallo, Vito Curatolo di Castellammare del Golfo, Antonella Marino e Giovanni Ranieri di Marsala ed i coniugi di Santa Nimpa, Anita Luigi e Mimmo Nicastro. Tre i componenti della giuria, formata da Don Giosi Cento, Anna Maria Sollima e dal direttore del Centro Regionale per le Vocazioni in Sicilia, Don Giuseppe Licciardi. Ed a vincere questo primo festival del canto vocazionale è stata la corale mazzarese della parrocchia Santa Rosalia, diretta da Mario Luppino con la canzone Andate nel mondo. Secondo posto per la coppia Santa Nimfese a Luigi Nicastro con il brano Se amore doniamo e terzo posto infine per la corale bresciana A Modo Nostro Gospel. Ma seguiamo ora un breve frammento della canzone vincitrice portata in gara dalla corale della parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo. Un incontro per confrontarsi, per parlare insieme dei problemi del territorio e per individuare le potenzialità di crescita economica e sociale del trapanese. Quello che si è tenuto questa mattina nei locali di Confindustria Trapani, al quale hanno preso parte tra gli altri i segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL, nonché il numero uno degli industriali trapanesi, Gregori Buongiorno. Un incontro confronto che nelle intenzioni degli organizzatori
dia il via a una buona pratica, cioè quella di coinvolgere ognuno con le proprie peculiarità e competenze, diversi soggetti attivi nel nostro territorio per trovare idee per il suo sviluppo, così come sottolineato da tutti i partecipanti come Buongiorno e come il segretario provinciale della UIL Eugenio Tummerello. Sentiamo. Un incontro per confrontarsi, per parlare insieme dei problemi del territorio, per individuare le potenzialità di crescita economica e sociale del trapanese. L'iniziativa è stata presentata oggi da Gregory Buongiorno, presidente di Confindustria Trapani, Filippo Cutrona, segretario generale CGIL Trapani, Mimmo Milazzo, segretario generale CISL Palermo Trapani ed Eugenio Tummerello, segretario generale UIL Trapani. Praticamente sindacati ed industriali promuoveranno una serie di incontri per avviare delle politiche di sviluppo per il territorio. L'idea di base è quella di stare tutti assieme, quindi organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, quindi Confindustria, di stare assieme intorno allo stesso tavolo e di avviare un progetto che è finalizzato a pensare a idee, soluzioni ai tanti problemi che in questo momento ci sono nella nostra provincia e non solo. In passato si è fatto qualche tentativo di questo genere, oggi ritengo che ci siano le condizioni anche per una ritrovata e assoluta collaborazione con le organizzazioni sindacali di partire con questo nuovo progetto di dialogo e sono convinto che la politica in qualche modo, così come per certi versi già fa per adesso, continuerà ad ascoltare le nostre idee, le nostre proposte. Lo spirito dell'iniziativa è insomma di coinvolgere tutti i soggetti attivi del territorio per trovare idee per il suo sviluppo. Si parte dai dati preoccupanti della disoccupazione giovanile, della mancanza di lavoro nella nostra provincia e si guarda alla necessità di mettere da parte gli alibi, quello di pensare che gli altri debbano fare qualcosa e che le nostre responsabilità sono già state esaurite. Noi abbiamo la responsabilità complessiva di portare avanti un progetto che riteniamo dobbiamo realizzare unitariamente in una provincia difficile, una provincia dove si parla spesso di malaffare. Noi proponiamo un progetto di buon affare, un affare buono, un affare positivo, un affare complessivo dentro il quale poter alimentare ogni genere di interesse da parte della gente, da parte delle imprese. E chiudiamo con due note di sport e calcio. Prenderà il via lunedì prossimo la preparazione atletica del Marsale 1912 in vista dell'inizio del campionato di eccellenza. L'avvio ufficiale della nuova stagione lilibetana è stato ufficializzato questa mattina dalla società azzurra del neo presidente Luigi Vinci. Gli allenamenti si svolgeranno presso lo stadio municipale Nino Lombardo a Angotta. Domani mattina invece torneranno ad allenarsi i giocatori del Mazzara dopo il raduno di giovedì scorso e test fisici effettuati sull'obsoleto terreno di gioco in erba sintetica dello stadio Nino Vaccara. E siamo arrivati al termine del TG Vallo, vi do appuntamento all'edizione di domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.